In molti pensano che per raggiungere la ricchezza, per raggiungere l'indipendenza finanziaria, ci possono essere degli stratagemmi, delle semplificazioni, delle tecniche dove viene detto, ok, investi qua per tot tempo, poi dopo con quello che hai guadagnato, poi vai a spostare i capitali su quest'altro asset e inizi ad avere un cash flow milionario. Non è proprio così. Questi qua sono metodi di semplificazione che cerca un po' la mente umana perché, diciamocelo, siamo pigri, cerchiamo sempre la via più semplice, più veloce, più diretta, ma nella realtà per raggiungere i propri obiettivi economici, che la maggior parte delle persone qua cerca un'indipendenza, una libertà finanziaria, esiste una serie di concetti che vanno a cambiare il tuo mindset e di conseguenza ti fanno raggiungere i tuoi obiettivi di libertà. Io ho iniziato ad applicare questi concetti da diversi anni. Non è semplicissimo, però serve creare un po' il giusto mix tra studio, pianificazione, azione e anche gestione. Tutto, diciamo, sì, sarà partito intorno al 2005. Questi primi concetti che entravano nella mia testa, così un po' alla rinfusa, poi hanno iniziato a prendere forma intorno al 2011-2012. Caspita, siamo quasi nel 2021, puoi comprendere che è stata lunga la passeggiata, il viaggio. Quindi non pensare che dopo aver visto questo video, dopo aver compreso i punti che mi hanno aiutato un po' per raggiungere i miei obiettivi, tu possa in poco tempo fare la svolta. Però di certo spero che questo video tra qualche anno tu tornerai da me e dirai: cazzo, ma ho visto e ricordo le parole che hai detto in quel video e effettivamente ho iniziato ad applicare qualcosina e mi è tornato utile. Dai, iniziamo a vedere da qua a 3 anni, mettiamo 3-4 anni, che prime differenze inizierai ad avere nel tuo portafoglio. Quindi vado a condividere i pensieri e vado a condividere appunto 4 punti che ho trovato che mi hanno fatto un attimo cambiare idea e soprattutto mi hanno sempre avvicinato di più a tutti gli obiettivi che mi ponevo. Punto numero uno per raggiungere i propri obiettivi economici è la curiosità. Sono un curioso cronico, non ero però uno di quei bambini che continuava a chiedere perché, perché, perché. Mi veniva detto qualcosa, io analizzavo un po' quello che c'era intorno e avanzavo delle ipotesi e tiravo un po' le mie conclusioni. Quindi sì, un po' logica da osservatore scientifico, mettiamolo sotto questa ottica. Però di base la curiosità è un grandissimo motore. Tu pensa, stai parlando con una persona, inizia ad esporti un concetto o dei termini che non ti sono chiari, lì ti si accende qualcosa. Inizia ad esserci un tuo interesse, inizia ad esserci una contaminazione. E come step successivo dovrai portarti allo studio e magari, perché no, è una materia che richiede anche un po' di pratica, e quindi di conseguenza ti sei fatto influenzare, hai iniziato a studiare, hai iniziato a praticare qualcosa di nuovo, cos'hai in più? Hai una nuova competenza, hai una nuova abilità. Poi queste competenze, queste abilità, ma anche queste conoscenze che apprendi, le possiamo anche suddividere in due grosse macro categorie. Magari trovi qualcosa che ti può piacere, che ti dà soddisfazione nel farlo. Io per esempio l'ho trovato nel cucinare o nel fare musica, ovvero non è che faccio qualcosina, però sono tutte attività che io le reputo quasi come delle meditazioni, perché sia nel cucinare che nel rapportarmi alla musica, io vivo nel qui e ora, stacco la testa, non penso più a quello che dovrà succedere dopo, non penso più a quello che è successo in passato, ma sono lì in quel momento e lo trovo molto molto rigenerante. Oppure quello che hai imparato come competenze, conoscenze e quant'altro aumentano e migliorano il tuo profilo tecnico e diventano delle competenze monetizzabili, qualcosa che ti vada a far migliorare il tuo portafoglio. A me è capitato con la fotografia, col videomaking, col trading, marketing, l'imprenditoria, tutti poi anche i sottosettori di competenze che riprendono questi argomenti. In fondo non si nasce imparati, quindi prendi la tua curiosità e trova qualcosa che ti possa stimolare, vai in focus su quello e studi, approfondisci. Imparerai sempre qualcosa di nuovo che ti migliorerà. Secondo punto, per raggiungere i propri obiettivi economici e finanziari è capire quale sia la propria situazione di partenza, ovvero cosa hai a disposizione, qual è il tuo patrimonio netto disponibile, qual è la tua liquidità attuale che hai a disposizione, cos'è che hai come investimenti attivi o comunque che competenze tecniche hai, ma anche che competenze sociali hai a disposizione. Quindi devi avere un momento di autoanalisi, devi comprendere in che momento storico ti trovi e
E da lì quello è il tuo punto zero, il tuo punto di inizio. Comprendendo questo, puoi iniziare già a capire a grandi linee che tipo di investitore sei, che tipo di grado di rischio puoi andare a prendere in considerazione, che tipo di persona sei e quindi quale possibile investimento faccia di più un po' al tuo caso. Punto numero 3, per raggiungere i propri obiettivi, chiaramente è avere degli obiettivi chiari, capire dove si vuole andare. Alla fine la crescita finanziaria è un po' come un viaggio vero e proprio, non so, sali in auto, tu hai già una meta di destinazione, oppure sali su un treno, un aereo, quello che vuoi, sai già qual è la tua meta di destinazione, sai già cosa farai indicativamente nella meta di destinazione, hai già prenotato l'albergo, l'Airbnb, troverai delle persone, vorrai andare di qua, di là, quindi sai già anche l'attività che farai nella tua meta e inizi appunto il percorso per raggiungerla. La stessa cosa capita in ambito finanziario. Magari un tuo obiettivo è avere una casa di proprietà? Perfetto, è un obiettivo un po' generalista. Entra un po' più nei dettagli. Inizia a dire, ok, la casa dove la voglio? Di che tipologia di casa parliamo? Un appartamento? Una villa? Cos'è che prendi in considerazione? Che grandezza? Che metratura quadra? Con che materiale è fatta? Tutti questi dettagli, da un obiettivo generalistico, inizi a comprendere che hanno anche un corrispettivo monetario. Riesci quindi a quantificare il tuo obiettivo, dargli una misura, un numero. Quel numero è il valore monetario, magari sono 200.000 euro. Perfetto, quindi tu devi comprendere come andare a raggiungere 200.000 euro per acquistare la casa. E il quarto punto per raggiungere i propri obiettivi è avere un piano multistrategico d'azione. Il piano operativo deve per forza contenere più strategie, devi avere più strade disponibili. Se riprendiamo l'esempio del viaggio, non so, la tua meta magari è Rimini, stai partendo per Milano, cliché molto semplice. Però sali in auto, nel tragitto sull'autostrada può succedere di tutto. Ingorgo? Ok, devi trovare una deviazione. Devi capire come aggirare l'ostacolo, oppure anche l'auto ti si rompe, devi trovare altri mezzi. Quindi inizia a pianificare un po' prima i possibili intoppi che trovi, tutti i vari attriti. E le stesse cose lo devi fare nell'ambito finanziario. Sempre se riprendiamo l'esempio della casa, ok, da qua a quanti anni vuoi acquistare questa casa? Hai la disponibilità economica? Sì? No? Vuoi far partire un mutuo? Oppure, non so, inizi a fare degli investimenti per aumentare il tuo capitale per raggiungere quella quota? Oppure, non so, ti interessi al mondo immobiliare e inizi a scoprire che magari quel valore di 200.000 euro, venendo un po' a diversi compromessi, riesci a trovarlo a prezzi inferiori. Non so, si parla di aste, si parla di saldo e stralcio e quant'altro, e poi accordi con aziende di ristrutturazione, magari riesci ad abbattere questo valore, unisci un po' tutte le varie tecniche e magari riesci con 100.000 euro e con una tempistica inferiore, utilizzando magari tecniche di investimento, avvi qualche tua attività, a raggiungere quel capitale e quindi ottenere la casa, raggiungi il tuo obiettivo economico. Questi sono i quattro punti che io ho analizzato e ho applicato effettivamente nella mia vita per iniziare a muovermi nel campo degli investimenti e dell'imprenditoria. Così a chiacchierarne sembrano semplici, molto alla portata di mano, ma in realtà è complesso, molto molto complesso. Richiede tempo, richiede costanza, ma soprattutto richiede sacrificio, richiede mettersi alla prova. C'è la possibilità di fallire, ma non una volta, più volte, ma anche in grande fallire. E queste cose non tutte le persone se la sentono. Può far paura e quindi magari preferiscono andare avanti con delle soluzioni date a livello storico dalla società da diversi anni, dicono ah sì, trovo il mio posto di lavoro, cerco di tenerlo il più possibile e vado avanti così per non so 40 anni. La vedo un po' restrittiva come cosa, quindi accendi il cervello, trova altre soluzioni. C'è possibilità di sbagliare? Sì. C'è possibilità di farsi male? Sì. Però c'è qualcosa che stai facendo per te. Se quello che hai sentito in questo video ti ha fatto accendere una lampadina, una scintilla, o comunque ti sei ritrovato nelle parole che ho detto, bene, puoi guardare la descrizione qui sotto e troverai il link per accedere alla community gratuita di Investiro. Ormai siamo più di 4.000 investitori, o comunque persone curiose del mondo degli investimenti, e all'interno troverai proprio un gruppo sano dove puoi chiacchierare senza pregiudizi, senza attriti, e così inizierai anche un po' a crescere. Per assurdo stavo dimenticando una delle cose importanti, che potrebbe essere il quinto punto, trovare delle persone, circondarsi di persone giuste e stimolanti. Questo è molto importante. Infatti, se ci fai caso, io ho iniziato l'elenco dei vari punti parlando di curiosità. Però da dov'è che parte? Magari parli con una persona, trovi qualche spunto, è lì che scatta qualcosa, è lì che ti fai contaminare. Quindi
trovi un argomento nuovo, se senti un termine nuovo o un concetto nuovo e vai a dire: ah no, ma io questa cosa non la capisco, non fa per me, quindi ti allontani, potenzialmente non sei una persona che può star bene all'interno della community Investiro. Se invece senti un concetto nuovo e dici: caspita, ma questa cosa io la voglio approfondire perché mi può migliorare, beh, che dire, sei benvenuto, clicca qui sotto.